vi aspettavate questa con il Dosson? Sì, speravamo una partita molto difficile. Già nella prima volta non lo pusieron difficile e si rafforzarono bene nel mercato. E bueno, bastante bene. Era una partita difficile, loro già nell'andata hanno dimostrato che era una buona squadra e poi nel mercato di dicembre si sono rinforzati e sapevamo che era una squadra difficile, ma per fortuna siamo stati bene. Hai segnato due gol molto belli, di pregevole fattura. Sì, una soddisfazione personale. Sì, sì, trabajamos en todos los entrenamientos para llegar al día del partido y poder hacer bonitos goles y ayudar al equipo a ganar. Se lavora in settimana per arrivare a questo e per aiutare la squadra a vincere e contribuire ognuno dando il suo. Oggi lui gli ha toccato fare questa doppietta, no? Beh, approfittiamo anche di te, insomma, due doppiette, avete deciso la partita che comunque si è mostrata abbastanza difficile, un osso duro. Sì, purtroppo era più di un mese e mezzo che non riuscivamo a vincere, era importante tornare alla vittoria, sapevamo che era difficile, la squadra ancora aveva un pochino di stanchezza per l'ultima partita, per tutte le difficoltà che abbiamo avuto da dicembre in poi, però comunque la squadra ha tirato fuori quel qualcosa in più che ci ha portato a vincere questa partita e adesso è aspettare domani dei risultati per vedere come rimaniamo in classifica, ma comunque è una classifica corta e un campionato lungo. 8 gol nelle ultime 3 partite, insomma, sei diventato un bomber. Guarda, è il contributo che ognuno dà per la squadra e oggi mi è toccato a me, ma altre volte tocca ad altri ragazzi, l'importante è aiutare la squadra. Cioè, io preferisco non fare gol e che la squadra vinca, gli ultimi 3 gol che ho fatto a Lupari non hanno servito a niente, quindi quei 3 gol sono da dimenticare. Speriamo continuare, ma l'importante è fare dei punti, no, non pensare ai meriti personali. Mister Basile, la partita che ti aspettavi contro un avversario che si è rinforzato rispetto alla gara di andata e che insomma ha fatto soffrire? Ma prima di tutto grandi complimenti al Came, perché ha giocato senza Bonaventura, Viera si è infortunato e quindi è uscito dal campo e non hanno mollato niente, hanno lottato fino alla fine e hanno riaperto la partita. Noi oggi volevamo soltanto vincere, dovevamo vincere, tornare alla vittoria. Sappiamo che in questo momento facciamo fatica perché non abbiamo tanto ritmo, non abbiamo intensità. Forse oggi è la partita più difficile da affrontare con una squadra che è stata indietro per tutta la gara, quindi avendo poca intensità e poco ritmo era dura, però la squadra in questo momento è mentalmente forte, lo ha dimostrato sempre in tutte le partite, subendo una rimonta dal 3-1, 3-3 non si è abbattuta, ha continuato a macinare il gioco, ha trovato il tiro libero e in questo momento ed è stata brava poi dopo aver preso il gol del 3-3 a difendere il portiere di movimento. Diciamo che dopo sul 4-3 non abbiamo subito, anche se sappiamo che queste situazioni sono difficili per noi perché siamo pochi e quindi è difficile allenarla, quindi è pura teoria poi alla fine, però siamo contenti per la vittoria perché soprattutto in classifica risaliamo e niente, ci godiamo adesso questa settimana di pausa che faremo perché abbiamo bisogno di recuperare energie fisiche e mentali. Per un Hugo Bernardes che non c'era, comunque abbiamo visto un bel Amoedo, oltre ai 2 gol, insomma, tanto movimento, un grande aiuto. Sì, sì, ma la forza di questa squadra rispetto agli anni passati è anche avere un giocatore per la rotazione in più, no? Da adesso in poi tutti i giocatori sconteranno la loro quinta ammonizione, quindi andranno in squalifica. Chiaramente avere una tribuna ti dà il vantaggio di giocare sempre con i 6, diciamo, Italo più i ragazzi italiani, no? E magari se non avessimo la tribuna quest'anno sicuramente non avessimo avuto, non avevamo i punti che abbiamo in questo momento, quindi il ragazzo si sta, ogni partita cresce sempre di più, ha fatto 2 ottimi gol di splendida fattura, quindi deve continuare a lavorare e star bene perché tutti abbiamo fiducia in lui.